Ciao a tutti ragazzi. Allora, mi avete scritto dopo alcuni post per capire la faccenda del marsupio dell'Austria. Devo fare una piccolissima premessa. Allora, quest'anno io torno in Austria solo praticamente per andare ad Innsbruck e se ce la faccio a Salisburgo e sarà un viaggio ibrido. Cioè, ma perché non torno in moto, eccetera? Perché per problemi prevalentemente di tempi, di costi e di fatica. Perché il treno impiega lo stesso identico tempo che se andassi in moto, con la differenza che non pago ben due pedaggi, cioè il vignette e il pedaggio autostradale, che su alcune autostrade è obbligatorio in Austria, oltre al consumo della moto, la benzina, eccetera, 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 e poi un fattore di comodità. Stessa cosa per Salisburgo. Devo ammettere che ci abbiamo pensato, ci stiamo ancora pensando, però questa è la decisione sostanzialmente. Quindi noi faremo Bolzano, poi Bolzano-Innsbruck, Innsbruck-Salisburgo, Salisburgo-Innsbruck, Innsbruck-Bolzano e poi vorrei, prima di chiudere proprio, andare a vedere il lago di Braies perché ci sto a un'ora. Quindi, comunque, il marsupio. Allora, partiamo da questo. Questo ormai lo conoscete. È la Cerbis, quello con cui sono partito l'anno scorso, strumento fantastico, completamente stagno, taschina davanti con una retina porta oggetti e un gancetto porta chiavi, assolutamente stagno, assolutamente meraviglioso, tascone gigante con membrana per i due scomparti, uno sotto e uno sopra. Questo quando si chiude così diventa di queste dimensioni, vedete il velcro, poi questo si piega, sostanzialmente il volume è questo qua, enorme. Ora, detto tra voi, se io faccio un viaggio itinerante, questo è una mano santa, perché qualsiasi cosa succeda io proprio non mi preoccupo. Pensate a girare una città intera per giorni con questo addosso, con il caldo che fa. Credetemi, io l'ho fatto. No. Quindi ho rispolverato il K. Io rido perché è il mio primo compagno di viaggio, quindi K, marsupio con tasche preformate, in cui in questo momento c'è il mondo, presa di Dio, perché ci sta una batteria, il navigatore, batterie aggiuntive, i cablaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questo chiaramente è molto più comodo per delle escursioni giornaliere dentro una città, è anche più piccolo, è più confortevole, si trasporta meglio, adesso pesa perché è carico, ma ovviamente quando voi, diciamo, smontate le valigie. Ora, detto questo, alla fine ho visto il meteo, a parte un giorno dovrebbe esserci il sole, io non starò in moto comunque, quindi alla fine, bene o male, il K andrà benissimo. Questo è il motivo per cui ho scelto il K e accantonato la Cerbis. Dice, ma perché non hai fatto il viaggio itinerante? Allora, vi devo dire la verità che l'Austria io l'ho trovata molto costosa. Per una serie di ragioni ho deciso di creare un viaggio ibrido perché a parità di luoghi da vedere risparmiavo un bel po'. C'è anche da fare un'altra considerazione. A me è dispiaciuto da morire, in un certo senso, tornare in Austria, perché dici, ma come, tu 2 anni e torni nello stesso paese, ma qui addirittura quest'anno vai a vedere solo una o due cose, perché? L'altro anno ci eravamo concentrati su Vienna, siamo andati fuori, Vienna poi, dire che ti concentri su Vienna, se Vienna la vuoi vedere bene, se li prende tutta una settimana. Però fondamentalmente qui è differente. Allora, vi spiego. Di vedere Innsbruck, o meglio di non vedere Innsbruck, a me Innsbruck era rimasta qua perché è carina e era una follia, ma io avevo esaurito il tempo, esaurito il denaro che avevo pianificato per quella vacanza. E poi avevo un problema, non so se avete letto il blog, ma io ho avuto a un certo punto un problema alla moto, sentivo una stranissima vibrazione in accelerazione, proprio un rumore metallico bruttissimo che non augura a nessuno. E mi era preso lo sconforto. L'ultimo giorno io l'ho passato in un luogo per gli amanti di Dario Argento, per chi di voi ha visto Fenomena, in un luogo sperduto come la casetta di Fenomena all'inizio del film, sperduto proprio, ma non avete idea, in mezzo a una frazione, in mezzo a niente, solo verde, vallati verde, un posto teoricamente incantevole, però immaginate di arrivarci con una moto che si comporta in modo anomalo. C'avete l'ansia.
volete rientrare nel vostro paese perché non state capendo che cosa sta succedendo alla moto. Poi si è scoperto, grazie a Santi, che era una vibrazione del, pensate, dell'estensore del cavalletto che si trasmetteva dal lato opposto della moto, quindi dai a cercare. Ma non trovavamo nulla, pure lui non l'ha trovato, ci ha pensato dopo. Di sicuro in viaggio non l'ho vissuta bene. Perché la moto è la tua compagna di viaggio, deve stare perfetta, quindi quando cominci ad avere problemi, io di problemi nei viaggi qualcosetta ci ho avuto, da catene e roba del genere, e beh, allora, insomma, non viaggi più con la stessa serenità dei primi giorni. Ciò non toglie che, già che sto a Bolzano, ripeto, prima di chiudere, una bella girata al lago di Braies io la farei. Ora, tutto questo per dire cosa? Per dire che l'attrezzatura questa volta è stata completamente differente. Non posso farvi vedere i bauletti perché li ho già caricati, ma anche qui la sacca a mano è stata completamente rimpiazzata da uno zaino, un bellissimo zaino Alpine Stars che mi ha accompagnato per tantissimi anni di lavoro, perché è molto capiente, molto ben costruito, con intelligenza. La roba Alpine Stars non costa poco, ma devo dire che sono veramente bravi, molto resistente. Perché? Perché chiaramente, essendo un viaggio ibrido, non è solo la moto a portare i bagagli, dovrò essere anch'io. Immaginare di farvi 30 minuti di passeggiata dentro una città con una borsa carica di vestiti portata a mano, se poi per caso, puta caso, piove pure, cioè, tirate giù il cielo. Quindi a questo punto che cosa ho deciso di fare? Di convertire la sacca a mano in uno zaino, me lo metto addosso, sto bene, poi carico ovviamente il marsupio e posso andare dove mi pare. La scelta del viaggio ibrido. La scelta del viaggio ibrido è dipesa dal fatto che le distanze sono brevi, brevi. La stazione di Bolzano al nostro hotel sono 30 minuti a piedi, la stazione di Innsbruck al nostro hotel sono 30 minuti a piedi, e quindi fondamentalmente se tu esci è una bella giornata e ti fai, anche se hai questi zaini che poi non è che pesano tantissimo, in 30 minuti sei arrivato e stai tranquillo. Poi volendo uno può pensare ai mezzi pubblici, eccetera, però ecco, non è così tanto invasiva la cosa. C'è tutta una discussione, ma ruberò gli ultimi 3 minuti così da stare in 10 minuti, che invece riguarda l'armatura. Perché, come avrete notato, io non ho intenzione di viaggiare con la giacca. L'ho fatto già in Francia, io non ho portato la giacca in Francia. Perché? Ragazzi, perché fanno 40, beh, l'altra volta ho trovato 45 gradi sulla Cassia Bis, quindi fanno veramente un botto di gradi. E uno di questi, degli scorsi weekend, io veramente ho avuto problemi a respirare perché caldo a 50 gradi, tipo, ho detto non è possibile, è finita. Quindi dentro di me mi sono detto: senti, io ho l'armatura, ci ho già viaggiato, è molto comoda perché hai anche più protezioni, perché voi sapete che la giacca c'ha spalla, avambraccio, schiena, se la mettete voi, questa ha spalla, braccio, avambraccio, schiena, petto. Quindi voglio dire, la schiena, poi tutta la schiena fino alla coda. Quindi insomma, alla fine ho preferito questa cosa. Ma c'era anche un motivo logistico, perché io poi l'armatura, che è una UFO da 36 euro, mi pare, insomma, la prendo, la lascio nel bauletto nel garage della moto, dove sta la moto, e io parto con i bagagli normalissimi, in cui ho anche una giacchetta, qualora Innsbruck le temperature sono un po' più basse rispetto all'Italia, un po' tanto. E quindi se dovessi beccare la giornatina un po' più rognosetta, sono pure coperto. Quindi la scelta è stata cercare di coniugare non solo il viaggio in moto, ma soprattutto quello fuori dalla moto, lì dove devi camminare. Stesso discorso per le scarpe, ma questa è una cosa che io spesso ho raccontato sul mio blog. Io non amo fare viaggi lunghi con le scarpe da ginnastica, perché ho visto cosa succede durante un incidente alle scarpe da ginnastica. No. E quindi porto sempre un cambio, viaggio con gli stivali, con dei normalissimi stivali da turismo, che poi lascio in uno dei bauletti, e il resto della vacanza la faccio ovviamente con delle scarpe da passeggio e scarpe da ginnastica normali. Non ho altri bagagli perché sarò raggiunto a Bolzano tramite treno e poi ci sposteremo, però è chiaro che ho anche pensato a lasciare presumibilmente dello spazio
se per qualche motivo invece si decidesse all'ultimo momento di andare in Innsbruck in moto, e ovviamente lì ve lo scriverò sul blog. Però ecco, queste sono le ragioni sottese. Madonna che ansia, domani alla sveglia alle 5 e mezzo. Niente, io vi saluto, vi auguro una bellissima estate, ovviamente ragazzi, occhi aperti sulle strade. Ciao!